Konnichiwa a tutti ragazzi e ben ritrovati in un video 1080p bonus, poiché me l'avete chiesta la recensione di questo film in 1080p. Il canale parla principalmente di 4K, ma se ogni tanto avete qualche richiesta e vi piace sapere la mia opinione riguardo al disco anche 1080p o un unboxing che non ho ancora fatto, eccetera, 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 io sono molto contento di accontentarvi, cioè sono contento quando mi chiedete le cose da fare, sono molto contento. Ma parliamo del film di oggi, Walter Hill, I Guerrieri della Notte, un film caltone, ragazzi, caltone che io vidi in televisione, mia mamma me lo fece vedere in televisione, recuperai in videocassetta, presi in DVD, presi in Blu-ray, no, perché era uscito solo all'estero, il Blu-ray è finalmente arrivato anche con la lingua italiana. Dal 2007 ad oggi sono passati un po' di anni dall'uscita del primo Blu-ray, è arrivato finalmente anche in Italia con la lingua italiana in mono 2.0 DTS HD Master Audio. Parliamo dei Guerrieri della Notte, Walter Hill, qui presentato nella versione Director's Cut del 2005, anno in cui era, vi faccio vedere un pezzettino, era uscito anche il videogioco della Rockstar dedicato ai Guerrieri della Notte, che ho sempre voluto giocare quasi quasi prima o poi sul Play Store. Me lo recupero, ma è arrivato in Blu-ray, è arrivata la Steelbook, abbiamo già fatto l'unboxing, siamo tutti contentissimi. Sapete che qua dentro non c'è il cut originale, la theatrical version. Cosa cambia tra i due cut? Cambia un'introduzione narrata da Walter Hill in cui paragona i guerrieri, The Warriors, i guerrieri della notte, a un gruppo di guerrieri greci che andavano contro i persiani, quindi c'è quella prefazione fumetto narrata da Walter Hill e poi tutti i fade out che tagliava l'immagine così nel film sono stati fatti a fumetto, quindi ha ricentrato l'immagine quando ci sono questi cambi d'immagine e ha messo proprio le icone da fumetto. Nel frattempo ha fatto una cosa così. Mi piace di più la theatrical, mi piace di più questa. Era la prima volta che vedevo la Director's Cut di questo film. Dura 1 minuto e 20 secondi in più, cioè di trama non cambia niente, non ci sono scene integrate nuove, tagliate, niente. A parte quella prefazione in fumetto nuova e questi cambi che comunque cambiano un po' il tempo. Poi c'è uno zoom tagliato della radio. Se andate sul sito moviesensorship.com troverete tutte le differenze tra la theatrical e la director's cut. Le differenze sono minime, il film è sempre quello, però a me questo stile fumettoso non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Io vorrei rivedere la vecchia edizione theatrical che cambia niente, però a me quei cosi fatti coi fumetti non mi piacciono. Sarò troppo abituato a vedere il film vecchio in DVD, sarò troppo abituato così con gli anni. Ma se volete recuperare la versione theatrical, era già uscita in Germania in Blu-ray e c'è anche un'edizione australiana con un botto di extra anche nuovi extra, doppio disco, versione theatrical 1080p, versione Director's Cut sempre 1080p, e è uscito anche, cos'era, l'altro anno era uscito al cinema e dicono dal nuovo Master 4K, quindi non metto capitoli in questo video, passiamo direttamente al video. Video, ragazzi, dato che è uscita questa nuova versione, dato che Paramount ha ridistribuito il disco, per esempio da noi con l'italiano che non era mai uscito, Paramount. Ma porca di una puzzolona, c'è un nuovo Master, fai almeno il nuovo 1080p col nuovo Master, questo è il Master del 2007, ma dai, in tutto il mondo è sempre stato utilizzato lo stesso Master, anche in Germania, in Australia, per la Director's Cut è sempre quello il Master vecchio del 2007 e un Master vecchio dei primi Blu-ray come Beverly Hills Cop, come Top Gun, sono 1080p. Sono master vecchi, ragazzi. Si vede, allora, è anni luce dal DVD, va benissimo vederlo così. Non mi lamento, non è una lamentela da parte di Moreno. Il film si vede bene, c'è del DNR, l'immagine è più morbidina. Quando sparano a Cyrus, can you dig it? All'inizio del film, quando scappa la gente, scappano tutti i guerrieri. Quando c'è movimento vedete che la grana ritorna e poi dopo risparisce. Non è così eccessivo, però qualche filtrino l'hanno applicato al master di questo film già ai tempi, quindi l'immagine è morbidina. Si lascia vedere bene, non mi lamento, siamo contenti di avere un disco Blu-ray dei Guerrieri della Notte, ma Paramount, è il master nuovo. Cioè, se tra un po' mi esce il 4K, ce lo fai ricomprare da capo, dato che da noi è uscito solo così in Steelbook e costicchia anche abbastanza. Andiamo, andiamo. Non mi lamento del cut, cioè, boh, c'è questo cut, alla fine il film è sempre lo stesso. Però, prossima volta, nuovo master,
la scelta del cut che uno vuole vedere e dai, cioè si vede che un master vecchio, ripeto, va benissimo per rivederselo in 1080p, anni luce dal DVD, ma ci mancherebbe altro. Però dai, usa un nuovo master, se devi fare proprio una nuova edizione, stai rifacendo Flashdance, Il Socio, film vecchi, e dai, se l'hai già rifatto in 4K, l'hai già restaurato, e buttalo fuori, escilo, no? Vabbè, passiamo all'audio, l'audio di TSHD Master Audio 5.1 per l'inglese, principalmente parlano sempre dal centrale, la musica è leggermente in stereo di surround, anche quando passa il treno della metropolitana, poca roba, il mono italiano 2.0 di TSHD Master Audio, anche lui va bene, ragazzi, va bene, una traccia vecchia, si sente, ma va bene, ha abbastanza volume, non dico che ha tantissima corposità, ma per vederselo in Blu-ray in italiano col doppiaggio storico, che ogni tanto tipo l'inizio della prefazione dei pezzettini, l'inizio è in inglese perché non è mai stato doppiato, il pezzo di Walter Hill che narra con la nuova introduzione, quindi ascoltatevelo in italiano, va benissimo così, l'inglese è più chiaro, è più pulito, certamente la musica rende meglio in stereo, ma non è quel mega passone che vi fa dire devo assolutamente vederlo in 5.1, assolutamente. Passando agli extra, nel nostro vecchio DVD avevamo a memoria solo il trailer cinematografico, qui abbiamo tutti gli extra della vecchia Collector Edition DVD di The Warrior, che forse, no, io li ho visti, sapete, perché io ho il DVD estero, che però non aveva la Director's Cut. Devo guardare sul cellulare se ce l'ho nei DVD, perché qua mi sta venendo il pallino che ce l'ho già in DVD estero, eh. Mi sta venendo il pallino, non il Blu-ray ma il DVD, anche perché il primo Blu-ray che era uscito in UK e in America aveva tutte le tracce in Dolby Digital 5.1, anche il 5.1 inglese, no, le altre no, solo l'inglese, il francese eccetera erano Dolby Digital, ma poi la riedizione in Germania, in Francia eccetera, in Italia sono passate al DTS:HD Master Audio per l'inglese e per le altre lingue. Ma gli extra sono tutti in SD, sono carini, durano un'ora e qualcosa, e però sarei curioso di avere quell'edizione australiana, perché ha tanti nuovi extra, tante nuove interviste, oltre al cut originale, sarei curioso di averla nella collezione, e anche magari di vedere che master hanno usato, se sempre, come dicono nei forum, sempre lo stesso della Paramount. Comunque, ragazzi, questa è la mia opinione riguardo i Guerrieri della Notte, non è un'offesa per nessuno, però è un master vecchio, ragazzi. Sapete che io dico sempre accontentiamoci, ma a forza uno di accontentarsi si rompe anche i coglioni dopo un po', quindi se fai un lavoro fallo bene, dato che non è mai uscito in Blu-ray, dici, boh, non è mai uscito in Blu-ray in vari paesi, tra cui l'Italia, cazzo, facciamo una nuova edizione da... no? No. Comunque, ragazzi, non mi lamento più, non sono lamentele, sono mie simpatiche opinioni. Noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Into the 4K. Se avete altre richieste su altri film in 1080p, ragazzi, per me è già difficile stare dietro i 4K, ma se avete richieste, chiedete, io cercherò di accontentarvi. Ci vediamo in un prossimo episodio di Into the 4K. Sayonara a tutti e bye bye. Can you dig it?